La nostra paura, che come al solito si inizi con il fatto che insegnanti di sostegno non preparati, che magari entrano al lavoro dopo un mese, due o anche tre di scuola, che non sono mai gli stessi, che non sono formati. Ecco, queste sono purtroppo tutte gravi mancanze. Io capisco che non è un problema di Arezzo, è un problema intanto regionale molto grave. È il solito problema della non considerazione del mondo scolastico, su cui si fanno grandi campagne elettorali, grandi dibattiti, però poi alla fine siamo a qualche giorno dalla scuola e i problemi, come abbiamo detto, novità, ma i problemi rimangono sempre gli stessi. Questo era l'appello che avevamo raccolto a pochi giorni dalla prima campanella. L'anno scolastico è infatti iniziato tra vecchi e nuovi problemi, tra questi la mancanza di insegnanti di sostegno qualificati, come denunciato dall'associazione Autismo Arezzo. Ma non solo. Lo scorso lunedì sono stati infatti oltre 45.000 gli studenti aretini che sono tornati a sedersi tra i banchi di scuola, ma con ancora qualche cattedra vuota, nonostante il lavoro del provveditorato e l'impegno dei dirigenti scolastici. Le cattedre, quello che dovevamo fare come ufficio scolastico territoriale, è stato fatto in tempi rapidi, per cui abbiamo messo in classe 400, oltre 400 docenti di sostegno, ne mancano ancora 670 da nominare da parte delle scuole. Abbiamo dato 230 nuovi ruoli e abbiamo restituito alle scuole, cioè le scuole ora dovranno procedere a nominare circa 500 docenti su un totale di 4.300 posti che costituiscono il totale del patrimonio scolastico delle risorse umane del personale della provincia. Restano dunque delle cattedre vacanti da coprire? Restano delle cattedre vacanti da coprire con risorse di personale supplente temporaneo, perché supplente annuale, perché di fatto non abbiamo ancora un numero di posti di ruolo reclutati attraverso i concorsi sufficiente a coprire tutto il fabbisogno, ma questo è un dato nazionale, non è solo un dato aretino.